L'idea di restyling urbano, partito ormai tempo fa e che finalmente adesso vede la luce, di cosa si tratta? Allora, dunque, intanto non è la prima volta che ci occupiamo di questi interventi, insomma, no? Cioè, la bellezza della città significa anche offrire l'opportunità alle nuove generazioni di partecipare concretamente a quelli che sono, insomma, il restyling dei luoghi degradati. Noi quest'anno abbiamo fatto questo lavoro proprio al polo scolastico perché proprio siamo riusciti a fare una prima collaborazione tra Liceo Formigine e Istituto Volta. Abbiamo una partecipazione molto alta da parte dell'adesione degli studenti, stiamo parlando di una cinquantina di persone inaspettata e ci siamo dedicati appunto a dare vita, nuova forma, nuova insomma, realtà, insomma, no? Cambiare insomma, quello che è l'aspetto della bruttezza di questo polo scolastico attraverso un intervento di un ex fontana. Quindi abbiamo ragionato attraverso un vecchio progetto che era già partito al Volta, al Domagnani in particolar modo, che era quella di suddividere queste aree nei quattro elementi, quindi aria, acqua, terra e fuoco. E quest'anno siamo partiti praticamente con la realizzazione di una delle quattro parti di questo elemento, insomma questo ex fontana, facendo praticamente i fondi e realizzando la parte legata a terra. Ovviamente tenete in considerazione che insomma, i lavori che facciamo noi di restyling sono idee di studenti e studentesse che durante l'anno insomma, buttano fuori le loro idee di quello che si vuole fare, c'è cioè proprio una vera interazione. E la realizzazione grafica tecnica solitamente le facciamo curare a dei grafici che sanno cosa significa poi il rendering e la realizzazione effettiva su un luogo praticamente pubblico, quindi in questo caso è come l'anno scorso nella Scala della Barchessa del Parco Ducale di Sassuolo ha fatto l'intervento grafico Emanuele Rosti. Da dove è nata l'idea di dare nuova vita a questa fontana e che lavoro c'è dietro? Allora, diciamo che il principio è sempre quello di riabilitare e rivalutare luoghi che sono almeno parzialmente degradati e si pensa sempre di farlo in un'ottica costruttiva che possa servire a formare e educare i cittadini. E in questo caso siamo rimasti, come per il progetto dell'anno scorso, legati a una tematica che è quella Animal Gal, ovvero quella di educare effettivamente il cittadino a quella che è la tutela e l'informazione sul preservare la specie animale. Io in particolare mi sono occupato quest'anno dello sviluppo del progetto Terra, che è un quarto del progetto totale per la fontana di fronte all'Istituto Volta Don Magnani, e ho deciso, con l'aiuto anche degli spunti forniti da altri studenti, di dividere il lavoro in due momenti fondamentali, ovvero un momento possiamo dire distruttivo e uno costruttivo. Da un lato si ha un ragionamento su quella che è l'azione dell'uomo e quindi il concetto di antropocene relativo all'intervento umano nella propria casa, ovvero il pianeta Terra, che è un intervento che spesso non tiene in considerazione molte delle conseguenze che può avere e soprattutto è quasi sempre mosso da interessi personali e da motivazioni soprattutto economiche, diciamo così. E per questo nella prima facciata si sviluppano, diciamo, tutti gli aspetti negativi dell'azione umana che in un certo senso dovrebbero essere compensati e modificati a partire dagli insegnamenti che arrivano dalla seconda facciata, che invece è guidata dal tema della costruttività, che si basa su come gli animali sono in grado in un certo senso di modificare il territorio secondo le proprie esigenze, senza però andare a rovinare questo e quindi a deturpare il pianeta in cui alla fine tutti viviamo.